So quanto ci tenesse il sindaco di Sferlinga a organizzare questa giornata, a renderla importante, a mandare il messaggio, questo messaggio, questa firma, questa convenzione che noi stiamo andando a fare, e poi quanto si è prodigato in tutta la fase preparatoria. Io e il sindaco di Ganci siamo stati, come dire, attori. Abbiamo avuto anche noi la nostra attività in tutta nella discussione, i nostri uffici tecnici, ecco, il nostro comune, il comune di Nicosia, il comune di Ganci, però devo rendere veramente merito al sindaco di Sferlinga, al caro amico Pino Cuccise. Oggi noi stiamo per firmare una convenzione così importante, per gran parte merito suo, oltre che dello sguardo, devo dire, benevolo, attento da parte dell'esercito. Io penso che un territorio come il nostro, questo dell'interno della Sicilia, quindi il territorio di Ganci, Sferlinga e di Nicosia, intanto si presti bene all'opera che voi avete intenzione di svolgere qui nel nostro territorio. Anche perché mi dicevano, io non me lo ricordo, pur avendo studiato qui a Nicosia, pur avendo fatto il liceo qui a Nicosia, già di queste operazioni di intervento, come dire, tecnico e di preparazione per il vostro esercito già si era svolto, quindi già si prestava. Adesso, per il gran parlare che si fa delle difficoltà delle aree interne rispetto allo spopolamento, rispetto un pochettino alla sofferenza economica, rispetto alla chiusura di alcune attività, soprattutto le attività commerciali, noi abbiamo tanta speranza generale. Speriamo che questo possa, non dico risolvere quel drammatico problema che le zone interne in questo momento stanno impattando, ma quantomeno di aiutarci. La popolazione aspetta che comincino le operazioni, aspetta che arrivano i militari, li sta aspettando con quello che qui nella nostra zona è consueto, con grande spirito di accoglienza, di ospitalità, e poi anche con la speranza che, ecco, di tutto quello che potrà portare un indotto così grosso. Quindi io ancora ringrazio i due sindaci qua che sono accanto a me, ma soprattutto volevo ringraziarvi, generale, ringrazio lei per ringraziare l'esercito italiano che sta puntando tutta l'attenzione in questa nostra zona. Grazie ancora e buon lavoro.